Grazie Presidente, col sorriso rispondo poi anche al collega Poli. Intanto però prima invito tutti i colleghi e anche la Presidenza a fare una riflessione sulla situazione surreale nella quale ci troviamo oggi. Noi oggi siamo qui a discutere del REFIT, cioè come applicare il principio di miglioramento della qualità della legislazione. Invece siamo qui da questa mattina a discutere informalmente della revisione del piano aria, informalmente perché lo stiamo facendo al di fuori di ogni procedura di quelle previste dalle nostre norme, informalmente perché nessuno ci ha dato un dato che sia uno su cosa succede al piano aria non applicando il blocco degli Euro 4 ma dicendo riduciamo di un giorno i giorni di sforamento dell'emergenza, un dato che sia uno, e neanche siamo andati in commissione terza, perché giovedì la commissione terza ha fatto ferie, mentre invece si poteva probabilmente già discutere di qualcuno di questi dati, così oggi arrivavamo qui e magari si discuteva anche un po' più sul concreto invece di dire infamoni di qua, infamoni di là. Va bene. Poi un pensiero affettuoso al consigliere Poli, che come l'ultimo giapponese in trincea ancora non riesce a digerire di avere perso Imola e quindi nel suo dolore forse non si accorge che qui non siamo nel consiglio comunale di Imola, non siamo neanche nel consiglio del nuovo circondario imolese, dove peraltro i suoi compagni giapponesi pensano di stare anche loro ancora in trincea e arginare e mettere i bastoni fra le ruote e di avvelenare i pozzi, ma non si accorgono che avvelenano i pozzi anche loro dei loro cittadini. Ma io ho fiducia in quella nuova sindaca che ha capacità di mediazione e li convincerà a uscire dalla trincea e a collaborare insieme. Ma veniamo a noi. Dispiace a volte dire l'avevamo detto, però quando io intervenni sull'approvazione del piano aria, fra le cose che sottolineavo era che noi avevamo tante azioni e speravo che venissero attuate, perché quando imponiamo i blocchi agli Euro 3 e agli Euro 4 avremo sempre chi in qualche modo protesterà, e questi problemi vanno affrontati per tempo e dobbiamo rispondere con i vari strumenti, e quindi era potenziare il trasporto pubblico, prevedere eventualmente i biglietti ridotti o gratuiti nei giorni di blocco, prevedere per chi non ha possibilità di cambiare l'auto abbonamenti gratuiti, prevedere finanziamenti per la sostituzione dell'auto, prevedere anche, e diciamo, quindi questo in qualche modo erano problemi che già all'epoca avevamo sollevato. Comunque, rispetto alle legittimità della procedura, ancora, a parte mandarle in vacca, nessuno mi ha risposto. Poi sentivo parlare di vittorie dei responsabili, di responsabilità. Ecco, io non sono d'accordo. Oggi è una sconfitta per tutti, è una sconfitta per la salute dei cittadini, è una sconfitta per i regolamenti e gli iter della nostra assemblea legislativa, perché tanto da quello che ho capito voi tirerete dritto anche se questa non è la procedura per modificare il PAIR. È una sconfitta per le istituzioni, perché prima decidono, poi magari però decidono senza informare, senza fare corretta informazione, senza comunicare bene, quindi appaiono e apparite come quelli che impongono senza una ragione e poi tornate clamorosamente indietro. Ecco, queste sono le istituzioni che poi perdono credibilità di fronte ai cittadini. Comunque qui la pensiate sugli Euro 4, oggi perde la credibilità anche delle istituzioni. E io penso che di questa sconfitta il PD e l'assessore devono assumersi la responsabilità, perché oggi buona parte di questa marcia indietro dipende dall'incapacità che avete dimostrato ad applicare queste norme, perché quando si applicano delle norme così complesse ed impattanti, perché è vero, bloccare gli Euro 4 è impattante, queste misure così restrittive vanno accompagnate, altrimenti non reggono perché la gente protesta e non funzionano. Allora, l'accompagnamento doveva venire già 2 anni fa, già l'anno scorso, quando l'anno scorso c'era l'emergenza, che abbiamo avuto settimane di sforamenti, allora lì bisognava dire non vi preoccupate, quest'altro anno ci sarà il blocco degli Euro 4, questi sforamenti caleranno. Qualcuno l'ha detto, no, i sindaci hanno tenuto nel cassetto quel provvedimento, e anche la Regione. E dopo 15 giorni di sforamenti bisognava dire non vi preoccupate, gli Euro 4 vi aiuteremo a sostituirli perché ci metteremo dei soldi. Invece avete messo quel milioncino per andare a toccare i bolli delle ibride. Fra l'altro gli incentivi vi abbiamo chiesto già
in diversi bilanci o assestamenti che quel milione, se lo cofinanziavamo assieme ai comuni, cominciavamo a fare qualcosa per la sostituzione delle auto. Oggi si citava la Germania, citiamo anche il Trentino, che già dall'anno scorso dà 4.000 euro di incentivi, più 2.000 dati dalle case automobilistiche. Noi questa cosa non ci abbiamo neanche pensato lontanamente di farlo. E allora adesso andate a chiedere i soldi a questo governo. Però l'anno scorso a quel governo che c'era prima non li avete chiesti. Fate bene a chiederli anche a questo governo. Però vi dico che la pagina 88 del DEF di quest'anno c'è scritto, alla nota al DEF c'è scritto. È stato predisposto un disegno sulla mobilità sostenibile che punta a sostenere gli automezzi alimentati con motori endotermici con attrezzatura a trazione elettrica. Si valuterà la possibilità di introdurre contributi pubblici all'acquisto di veicoli ibridi elettrici, oltre che per gli interventi di retrofit per veicoli a combustione interna. In ogni caso il contributo sarà commisurato. Nelle note al DEF degli anni precedenti questa roba non c'era. Misure informative, qui rispondo di nuovo un po' a Poli, oltre agli Euro 4 che le informazioni non sono state date, ma anche per le caldaiette. Provate oggi ad andare in un Optimax o in un Royal Marlène a dire voglio acquistare una caldaia pellet, secondo voi vi dicono guardi, da quest'anno quella che costa 300 euro non la può comprare, perché le dobbiamo vendere solo 3 stellette e 4 stellette, provateci. Se la regione era seria, avrebbe fatto un lavoro con tutti i rivenditori, con tutti i produttori, in cui diceva da quest'anno, da settembre, quando vendete le caldaiette, dovete informare le persone, attaccavamo i manifesti della regione. Ma niente, non avete fatto niente di questo. Infine, abbiamo detto l'informazione, abbiamo detto gli incentivi, abbiamo detto le misure informative, i controlli. Se delle misure così restrittive non hanno dei controlli, sono inutili. E sulle caldaiette chi farà i controlli? L'avete chiesto, l'avete detto? Sugli Euro 4 o sugli Euro 3 quel che è, 200 controlli all'anno per ogni città. Ma secondo voi la gente cosa dice? Ma io giro. Poi tanto se mi beccano pazienza, ma non mi beccano. Quindi mancando questo percorso serio vi siete infilati oggi in un vicolo cieco. Con la non accettazione di queste misure e con la non applicazione del piano, con le conseguenze che avremo sull'aria, e non ci dite che conseguenze avremo, e anche sulle eventuali sanzioni. Intanto vi informo che oggi, anzi ieri, perché gli ultimi dati sono quelli di ieri, senza ancora che i riscaldamenti siano accesi, a Piacenza abbiamo avuto 3 sforamenti, a Parma ne abbiamo avuti 5, a Reggio ne abbiamo avuti 5, a Modena ne abbiamo avuti 4, quindi siamo praticamente già in situazione emergenziale e ancora non è cominciato l'inverno. Ecco, buon lavoro.